tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi oggi parliamo di argomenti veramente molto caldi per quanto riguardano il nostro Fortnite e più precisamente ragazzi per quello che è un po' sulla bocca di tutti noi androidiani, cioè noi che abbiamo dei dispositivi che montano il sistema operativo Android. Non ce lo dobbiamo nascondere, ragazzi, tutti ci chiediamo quando questo Fortnite finalmente verrà rilasciato su Android. Beh ragazzi, lo sapete, io vi tengo sempre aggiornati su tutto quello che si dice in giro per il mondo e che riguarda appunto Fortnite Android, anche perché anche io ci tengo veramente tanto ad avere delle informazioni utili e aggiornate e per questo ragazzi facciamo un sunto veloce, cerchiamo di capire quello che dice adesso il mercato. Beh, ovviamente ragazzi è indiscutibile, Android è ancora un po' lontano come piattaforma di sviluppo. Sappiamo ragazzi che Fortnite continua a crescere sempre di più dalla sua data di rilascio per dispositivi mobile iOS. Sappiamo ragazzi che c'era il codice di invito fino al mese scorso. Dal 1° aprile, ragazzi, il gioco ha letteralmente scalato le vette, ragazzi, è stato veramente incredibile il successo di Fortnite. Vi dico, ragazzi, solamente che nei primi 15 giorni di aprile, quindi da quando è stato reso pubblico per tutti, ha incassato 25 milioni di dollari. È la seconda applicazione sul market dei dispositivi mobili ad avere questi introiti. Il primo posto è ovviamente di Netflix, veramente irraggiungibile. Seguono addirittura YouTube, Tinder, Pandora, addirittura Candy Crush. Hanno speso 5 milioni di dollari su Candy Crush ancora, ma questi sono altri discorsi. Però ragazzi, ci sono degli aggiornamenti. Allora, hanno parlato di nuovo con il team di Epic Games, perché anche le più grandi testate mondiali, essendo diventato un fenomeno di massa Fortnite, vogliono sapere un po' di più qualcosa. Ed effettivamente, ragazzi, tutti ci aspettavamo che Epic Games si stesse concentrando, dopo aver sviluppato su iOS, anche su Nintendo Switch, che era un'altra console che tutti si aspettavano sulla quale uscisse Fortnite. In realtà questa cosa è stata smentita direttamente dal general manager di Epic Games e hanno confermato che nei prossimi mesi uscirà il nostro Fortnite per Android. Anche perché ragazzi hanno stimato che se dovesse mantenere questo trend, Fortnite arriverebbe ad incassare 500 milioni di dollari entro fine anno. Sarebbe un record assoluto, infrangerebbe qualsiasi barriera che si è vista finora da tutti i dispositivi, da tutte le applicazioni sviluppate, e quindi ovviamente il team è molto anche sotto pressione per rilasciare al meglio la versione per Android, che vi ricordo sarà appunto un lancio globale. Sappiamo, ragazzi, ci hanno confermato che il loro progetto, il loro gioco verrà sviluppato di pari passo con la nuova versione di Android che uscirà a maggio durante l'evento di Google I/O. Si chiamerà, ragazzi, Android P o anche Android 9.0. In realtà Android P, ragazzi, è già uscito su alcuni dispositivi sotto gli sviluppatori, sotto i tester, diciamo. Android 9.0 dovrebbe invece uscire a fine maggio. Quindi, ragazzi, Epic Games dice: noi lavoreremo sicuramente, però, con dispositivi che supporteranno Android 9.0 e Android 9P, ragazzi. Questo vuol dire che ci hanno un po' lasciato intendere: arriverà fine maggio, diciamo fine giugno, ragazzi. Io non credo, secondo quello che ho letto in giro, che Epic Games voglia lasciarsi perdere un'occasione così ghiotta di rilasciare prima dell'estate. Quindi pensiamo anche
prima proprio del momento più caldo, tra virgolette, non perché è estate, ma perché non ci sono ad esempio le scuole, quindi sappiamo che Fortnite è giocato dalla maggior parte delle persone, da gente che va a scuola, quindi andiamo dai 12 fino ai 20 per poi salire a oltranza. Ragazzi, io credo che la data di rilascio, e quello che ci lasciano capire, è veramente entro fine giugno. Ragazzi, si prenderanno un mesetto di tempo per sistemare le cose e poi lo rilasceranno. C'è da dire comunque, ragazzi, che Fortnite è davvero diventato un fenomeno di massa, è davvero un qualcosa che non si era mai visto per quanto riguarda i videogiochi, e che ha potuto andare a battere, andare a superare dei mastodonti dei videogiochi per mobile come Clash of Clans, come Candy Crush, come Lords Mobile, roba veramente, veramente che era inimmaginabile fino adesso. Ragazzi, questo è tutto quello che io ho scoperto per quanto riguarda Fortnite Mobile per Android. Spero di aver soddisfatto un pochettino la vostra curiosità. Mi dispiace che dovremo aspettare ancora un pochettino, però ragazzi, questo è tutto quello che io posso dirvi. Vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Vi ricordo di lasciare un bel like se vi è piaciuto e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati ora dopo ora su tutto quello che riguarda le uscite di Fortnite per mobile e gli aggiornamenti di Fortnite per tutti gli altri dispositivi. Noi ci vediamo presto! Ciao!